Siamo all'ultima intervista di questa seconda giornata di Maker Faire e siamo arrivati alla facoltà di architettura La Sapienza. Qua di fianco a me c'è Antonio Mirandola, uno studente che insieme a un altro gruppo di studenti ha sviluppato una cosa veramente particolare che poi riguarda un borgo che è diventato famoso tristemente, ma lo è comunque da tanti anni, e nelle cronache. Sentiamo che cos'è. Ciao. Oggi abbiamo portato, diciamo, l'evoluzione della nostra tesi, che consisteva nella riproduzione della città di Amatrice partendo da un catastale e dalle semplici immagini di Google Street. Da tutto ciò abbiamo creato un prodotto diciamo duttile, perché è capace di realizzare un plastico 3D con la stampa 3D. Cioè, soprattutto qui partiamo da questo disegno che sembra una cosa elementare, sì. Proprio, sono ok. È Google Street praticamente. È semplicemente un catastale di circa inizi Novecento e le immagini di Google Street. Da tutto ciò abbiamo riprodotto il 3D reale della città di Amatrice prima del sisma. Poi okay. Tramite immagini storiche l'abbiamo riportata ai inizi del Novecento. Ok. E con questo l'avete sviluppato così pre-sisma. Sì. Poi, da lì, tramite studio anche delle case medievali, rinascimentali, le evoluzioni durante il Settecento, l'Ottocento, gli ultimi sviluppi del periodo fascista. Quindi una ricerca archivistica pazzesca. Circa 2 anni. Ah, 2 anni di ricerca archivistica. Per arrivare a questo? Questo è uno stralcio, diciamo, di tutto ciò che abbiamo. È semplicemente la piazza e il nucleo centrale di Amatrice. In che anni la stiamo vedendo? Questa è di fine Ottocento. Questa è di fine Ottocento. Fine Ottocento, inizi Novecento circa. Non ha una data precisa perché le immagini non erano tutte dello stesso periodo, quindi abbiamo dovuto fare una cerchia di un determinato intervallo di periodo. Quindi però con lo stesso principio uno potrebbe prendere città italiane con storie anche lì millenarie, perché tanto sono tutte piuttosto vecchie, e poterle ripercorrere col giusto quantitativo di fondi e di... Ma sicuramente si potrebbe fare tutto ciò con anche minor tempo, perché noi siamo partiti praticamente da una città che non c'era più. Certo. Da un semplice catastale, immagini. Avete dovuto ricostruire quello che abbiamo non è più. Abbiamo dovuto ricostruire dalle immagini, fare inversioni prospettiche, insomma è stato un lavoro abbastanza lungo, complicato più che altro. Però ci ha permesso di avere questo strumento duttile, perché è capace di ricevere stampa 3D, realtà aumentata e virtuale. Perfetto. E poi oltretutto c'è anche uno step in più, perché se vedete quella ragazza che adesso indossa degli occhialetti da realtà virtuale, sullo schermo del computer lei si sta muovendo nella, come la chiamiamo, la simulazione, la ricostruzione. Nella ricostruzione di Amatrice di fine Ottocento, inizio Novecento. Quindi Antonio, adesso che cosa volete sviluppare? Noi vorremmo creare questo prodotto che sia in grado anche di aiutare la ricostruzione della matrice, perché per esempio guardiamo questo aspetto, cioè la città, abbiamo riportato una città omogenea tra le parti, dove diciamo le caratteristiche erano ben evidenti, e andare ad inserire un progetto magari di nuova prospettiva, innovazione, metterlo qui dentro, vedere immediatamente come si relaziona con il contesto e vedere se questo funziona. Quindi quantomeno uno strumento che ci dia la possibilità di limitare l'errore, perché comunque si sa, andando avanti. Quindi anche un po' di ripensarla, sì. Cioè nel momento, approfittando del fatto della ricostruzione, a pensare un po' di. Okay, sì, dare innovazione, ma quantomeno rimanere anche legati al fatto che è un borgo medievale e non costruire, diciamo, qualcosa di così high tech. Ok, allora Antonio adesso ci ha spiegato questo, lui è parte, abbiamo detto, del gruppo di architetti che sta lavorando a questo progetto. Responsabile del progetto è Mario Baioli, che è qui di fianco a noi. Stacco il microfono ad Antonio, ecco, e lo metto a Mario, perfetto. Eccoci. Eccoci qua, vieni. Perfetto. Vieni Mario, allora com'è nato questo progetto? Come allora, ti sei trovato a essere mi sono trovato in questo progetto perché io ho praticamente stampato la torre, questa qui, presso il nostro laboratorio in occasione della loro tesi di laurea. Oh. Perché questo progetto parte da lontano, come ha detto Antonio, e quindi parte dalla loro tesi di laurea. Mm-hmm. E quindi poi ci siamo rincontrati in un evento che è stato fatto a giugno presso il loro dipartimento, ed è nata l'idea, perché ci siamo incontrati lì casualmente, di presentare un progetto a Maker Faire, e così chiacchierando intorno a cioè, tutta questa ricostruzione
in realtà aumentata, in realtà virtuale, è stata fatta in funzione anche diciamo di me. Diciamo che l'idea è partita lì, però loro già ci stavano lavorando da anni. Ci avevo mentre già facevo la cupola che sta lì. Ah, ok, perfetto. Esatto, ci siamo incontrati in quell'evento e poi da lì ci siamo messi a tavolino a ragionarci e abbiamo cominciato a fare la stampa di pezzi. Poi c'era anche un'altra idea di fare questa base con il legno. Posso chiederti una cosa, perché sono abbastanza ignorante io in materia, ma questo qua c'entra poi con la ricostruzione in realtà virtuale o no? Sono due cose distinte e separate? Diciamo che il modello 3D credo che sia lo stesso, no. Però poi ovviamente questo è stato realizzato per la stampa, quindi noi l'abbiamo dovuto fare in pezzi da ricostruire e addirittura se riusciamo a inquadrare il dettaglio, qui c'è la campana che è stata realizzata in resina perché abbiamo anche... Cioè, abbiamo dei pezzi che sono veramente di una definizione che la stampante 3D normale non può fare. Perfetto, quindi adesso fatto questo progetto, come si potrebbe dargli un senso da un punto di vista di educazione da una parte, turismo dall'altra? Perché così se uno si immagina una cosa del genere, pensa a un americano turista che vuole venire in Italia, uno potrebbe già intercettarlo per farlo arrivare in determinate zone, invogliandolo, facendogli vedere un paese come si è evoluto nei mille, quindi gli verrebbe subito la curiosità di venirlo a visitare. Chi dovrebbe investire? Chi è che dovrebbe? Beh, credo che dovrebbe investire il Ministero Beni Culturali. Ma l'avete provato voi a proporre questo progetto? No, ancora ci siamo preparati per venire qui, poi diciamo che è un progetto che appartiene agli studenti, io sono solamente il supervisore. Diciamo lo strumento che loro hanno usato per realizzare alcune cose, perché ad esempio la parte digitale l'hanno realizzata loro in proprio. Perfetto. Io sono solamente la parte maker, quindi la parte dove la stampa 3D, la fresatura, dove ci sono le attrezzature della facoltà. Perfetto. Tutto Mario, gratuitamente. Tutto gratuitamente. Gratuitamente agli tutto studenti. Di passione, di cuore. No, è proprio la facoltà che mette a disposizione queste cose per gli studenti di architettura. Ecco, quindi libero sfogo alla creatività. Esatto, sì. Mario, grazie. Di nulla. In bocca al lupo. Non vedo l'ora di vedere i prossimi step di questo progetto. Ok. Grazie. Terremo informati. E noi invece ci vediamo domani.